Un giorno può fare la differenza. Nel 2011 le piccole isole Samoa e Tokelau erano le ultime a celebrare il nuovo anno. Ora, dopo il balzo a ovest della linea internazionale del cambio data, sono tra le prime. Il balzo del fuso orario non è una novità. Nel 1995, per unificare i suoi distanti atolli, Kiribati spostò la linea di oltre 3.000 chilometri. E lo può fare qualsiasi nazione, spiega lo storico marittimo Avraham Ariel. Nonostante il nome, la linea internazionale del cambio di data non è gestita da alcun organismo internazionale. Manca poco ormai alle prossime elezioni politiche e tutti i partiti stanno facendo fuoco e fiamme per accaparrarsi gli ultimi voti necessari alla vittoria. Ma alcune associazioni ambientaliste hanno trovato gravi carenze nei programmi elettorali. E quest'anno Prometeo vota l'ambiente. Vado subito a presentare il nostro ospite questa sera che è presente nei nostri studi di Roma. Parlo del signor Dante Caserta, vicepresidente del WWF. Buonasera signor Caserta. Buonasera. Grazie di essere qui con noi a Prometeo con il vostro consueto appuntamento settimanale. Allora, voi insieme ad altre associazioni come il CAI, il FAI, Federazione Pro Natura, Greenpeace Italia, Lega Ambiente e Touring Club Italiano avete esaminato i programmi elettorali, avete riscontrato molte carenze su tematiche ambientali importantissime per il futuro del nostro Paese. Ecco, prima di citarle nel dettaglio, perché secondo il suo parere non c'è la volontà della politica a intervenire su queste questioni? Questa in effetti è una bella domanda, perché purtroppo questa carenza che si riscontra in maniera drammatica nei programmi di queste elezioni 2013 è qualcosa che comunque caratterizza un po' l'azione politica italiana. In realtà una delle ragioni potrebbe essere che l'ambiente richiede delle politiche di ampio respiro, nel senso che richiede delle politiche che guardino a dei tempi non immediati, quali possono essere appunto quelli delle continue votazioni a cui siamo chiamati in Italia, ma a dei tempi un po' più lunghi, di più ampio respiro, che consentono quindi di mettere a punto delle politiche nazionali e a volte anche internazionali capaci di incidere su, pensiamo ai cambiamenti climatici o alla riconversione verso energie alternative. E da questo punto di vista quindi spesso la politica italiana è scarsamente attenta. Questo denota anche una certa non preparazione da parte della nostra classe dirigente, che evidentemente a differenza di quanto avviene in altri paesi non coglie l'importanza di questo tema. Voglio ricordare semplicemente che il presidente Obama qualche settimana fa, nel momento in cui ha fatto il giuramento per il suo per il suo nuovo mandato di noi 4 anni a presidente di quella che poi viene considerata una potenza mondiale, forse anche il paese dove l'industria è più forte, ha fatto un riferimento chiarissimo a quella che è la necessità di andare verso una riconversione proprio del settore industriale verso quella che è la green economy e quindi verso delle scelte più sostenibili. Ecco, quindi Italia indietro rispetto agli altri paesi, come spesso accade purtroppo. Le chiedo com'è possibile quindi sensibilizzare i partiti a proporre iniziative che non subito, come ha detto lei, ma un domani saranno così importanti per il nostro paese. Beh sì, questo è un po' un'azione che noi come WWF, ma più in generale tutte le associazioni ambientaliste provano a fare, non soltanto in occasione della campagna elettorale, ma costantemente. È chiaro che si deve cercare prima di tutto di fare una massa critica presso l'opinione pubblica, perché ricordiamoci che insomma sono i cittadini che scelgono i propri rappresentanti nelle varie occasioni elettorali, e quindi chiaramente una pressione
attenzione da parte dei cittadini verso delle scelte sostenibili di tutela ambientale e diventa da questo punto di vista fondamentale. C'è poi un'azione come quella che abbiamo messo in piedi proprio in queste settimane con questa agenda ambientale che noi abbiamo proposto a tutti i partiti per allargare quello che è anche il confronto, cercare cioè di far passare dei messaggi che sono ormai acquisiti ad esempio nella comunità scientifica ma che purtroppo non trovano spazio nelle agende politiche. Da questo punto di vista credo che le associazioni ambientaliste svolgano un ruolo molto importante e debbano continuare a farlo. Ecco, perfetto, quindi passiamo ai fatti, passiamo a vedere appunto quali sono le gravi carenze che voi insieme alle altre associazioni avete evidenziato. Chiedo alla regia di mandare quindi il primo cartello, la prima grafica che mostra appunto quali sono le mancanze. Ecco, chiederei a lei, vicepresidente, di commentare appunto questa lista. Sì, noi abbiamo fatto un esame proprio puntuale di quelli che sono i programmi che vengono presentati dalle forze politiche e ci siamo accorti che mancano proprio dei riferimenti, a volte anche dei semplici riferimenti a quelle che sono invece le tematiche principali dal punto di vista ambientale. Peraltro voglio ricordare che non esiste una questione ambientale che in qualche modo rimane staccata da quelle che sono invece le questioni sociali e le questioni industriali. È evidente attualmente che una politica industriale seria, una politica sociale seria che non tenga conto di quelle che sono le situazioni ambientali finirebbe per essere fallimentare. È un dato, ad esempio, quello che non vi è nessun riferimento al fatto che noi stiamo attraversando una crisi molto forte che pone ad esempio tutta la questione dei cambiamenti climatici. Come avevate riportato nello schema che avete appena mostrato, questo è un tema che purtroppo non viene preso in considerazione, così come non viene preso in considerazione il fatto che ad esempio per un paese, per l'Italia in particolare, ma per tutti i paesi, la tutela della biodiversità è un elemento fondamentale. Noi viviamo immersi nell'ambiente, il fatto che noi non conserviamo le risorse naturali è come se facciamo un danno direttamente a noi cittadini. Ma poi ci sono anche altri elementi, manca completamente quello che è un discorso che invece è stato avviato da diversi anni, cioè quello di cercare di calcolare il benessere dei cittadini non soltanto legandolo al PIL, al prodotto interno lordo, che pure rappresenta un elemento importante, no, per quanto riguarda le politiche industriali, ma che sicuramente non può essere l'unico parametro di riferimento. Bisogna cercare dei nuovi indicatori. Allo stesso modo c'è una sottovalutazione di tutto l'aspetto energetico. In alcuni programmi il tema non viene quasi per nulla trattato, in altri si fa riferimento costantemente a quelle che sono le fonti fossili e non a tutta una serie di possibilità anche di sviluppo industriale che verrebbero dalle fonti rinnovabili e così via. Insomma, gli elementi di assenza di questi temi sono diversi. Noi abbiamo provato a evidenziarli, abbiamo provato anche a fare tutta una serie di proposte. La nostra agenda non è altro che un insieme di proposte che sono per noi anche un vero e proprio programma di lavoro che potrebbe recepire il Parlamento, infatti, il prossimo governo, perché effettivamente ci sarebbe molto da fare. Sì, le stiamo infatti vedendo. Ricordo inoltre che l'Italia è la nazione con più biodiversità in Europa e che l'Italia è il primo posto nel mondo nella classifica dell'UNESCO con 47 patrimoni dell'umanità, quindi sicuramente è paradossale non valorizzare un territorio di questo genere. Quindi rivediamo appunto le vostre proposte, ecco quelle che avete messo in campo appunto per diciamo porre rimedio alle carenze evidenziate. Quindi ecco un piano pluriennale di adattamento ai cambiamenti climatici e appunto sulla biodiversità una strategia nazionale e l'obiettivo, ecco importantissimo, 100% fonti di energia rinnovabili. Ecco gli indicatori del benessere che lei ci ha citato in precedenza e soprattutto una tutela dell'ambiente come principio della Costituzione. Ecco, le chiedo, secondo lei, dove pensa sia possibile raggiungere maggiori risultati con questa lista nei prossimi mesi?
Ma noi crediamo che innanzitutto si debba iniziare ad agire su tutti questi aspetti. Ce n'era anche un altro che riguardava appunto i continui tagli che ad esempio vengono fatti al Ministero dell'Ambiente, che poi si trova in difficoltà per quanto riguarda l'attuazione di quelle che sono le politiche ambientali in Italia. Il budget del Ministero dell'Ambiente si è ridotto a un terzo nel giro di pochissimi anni. È chiaro che ci troviamo in una situazione di crisi che porta anche a una serie di tagli, però i tagli che ci sono stati sono stati sicuramente dei tagli eccessivi che rendono difficile l'operatività. E da questo punto di vista quindi si tratterebbe di invertire questa tendenza, ma anche lo stesso piano per giungere allo sviluppo delle fonti rinnovabili è qualcosa che richiederebbe dei tempi sicuramente più lunghi, ma che può partire da subito. Da questo punto di vista sono stati prodotti tutta una serie di studi, non soltanto dalle associazioni ambientaliste ma anche da organismi scientifici internazionali, che dimostrano come effettivamente l'obiettivo di arrivare al 100% di fonti rinnovabili non è qualcosa di utopistico, ma anzi è qualcosa che può essere realizzato, e sicuramente i passaggi intermedi possono essere realizzati nel giro di brevissimo tempo. La stessa tutela nella nostra Costituzione dell'ambiente è qualcosa che potrebbe essere fatto anche qui rapidamente, proseguendo una modifica della Costituzione. Tenete conto che la Costituzione italiana non cita la tutela dell'ambiente in quanto tale, si parla all'articolo 9 di tutela del paesaggio e all'articolo 32 di tutela della salute, e da questo, attraverso l'interpretazione della Corte Costituzionale, si è giunta a un'indicazione appunto dell'esigenza della tutela ambientale, ma come fanno tante altre Costituzioni più moderne, sarebbe forse il caso di inserire proprio la tutela ambientale nella nostra Costituzione, e quindi dare come indicazione chiarissima che l'Italia individua nella tutela ambientale una delle sue azioni principali. Giustamente le diceva, noi siamo un paese con un'altissima biodiversità, con risorse paesaggistiche enormi, con risorse anche artistiche, architettoniche, che non ha pari al mondo. Se non sfruttiamo anche dal punto di vista economico, dal punto di vista turistico, dal punto di vista della nostra promozione queste caratteristiche, francamente commettiamo un errore gravissimo. Ecco, signor Caserta, le faccio l'ultima domanda prima di passare ai riferimenti per poter vedere anche le risposte che verranno date dai vari partiti politici. Riguardo la politica agricola comune dell'Unione Europea che verrà votata il prossimo 13-14 marzo a Strasburgo. Ecco, qual è la vostra idea di un corretto utilizzo del budget previsto appunto dall'Europa per lo sviluppo rurale, per l'agricoltura? Noi riteniamo che l'agricoltura sia un settore fondamentale per l'azione non soltanto in Italia ma giustamente in tutta Europa. Chiaramente negli anni però abbiamo assistito, questo settore riceve continuamente aiuti da parte dell'Unione Europea, c'è proprio una politica di questo genere, che però questi aiuti sono andati molto verso lo sviluppo di quelle che sono le monoculture, le colture intensive e così via. Questo in realtà non ha impedito però che il settore risentisse fortemente di una crisi che sta colpendo tutte le aziende. Ecco, da questo punto di vista noi invece pensiamo che si dovrebbe fare qualcosa di diverso, quindi da un lato valorizzare la biodiversità, e in questo noi italiani sicuramente ne avremmo dei grossi vantaggi, valorizzare quella che è la multifunzionalità dell'agricoltore. L'agricoltore non deve essere più visto semplicemente come colui che coltiva la terra, ma come un custode del territorio, perché attraverso una coltivazione della terra razionale, attenta e sostenibile effettivamente si danno dei vantaggi all'ambiente che sono poi certo importantissimi per l'ambiente e per la nostra salute. Ecco, la ringrazio di questa sua risposta. Purtroppo non abbiamo più tempo. Ricordo io brevemente che nel vostro sito www.wwf.it, appunto, nelle prossime settimane, ecco, sicuramente ci saranno nuove notizie, anche sul nostro sito ovviamente classmeteo.com, nuove notizie appunto sulle risposte che i partiti avranno dato alla vostra agenda. Io la ringrazio del suo intervento in trasmissione, le auguro sicuramente un buon lavoro. Grazie. Bene, mi raccomando, se avete domande il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre a vostra disposizione, meteo@class.it.
È arrivato il momento di nuove previsioni meteorologiche. Questa volta attendiamo quelle del fine settimana. Vado quindi a collegarmi subito con il nostro meteorologo Michele Salmi. A te la parola, Michele. Non ci sono buone notizie, Matteo. Abbiamo già visto come la situazione tenderà a movimentarsi dal punto di vista del vento già nella giornata di venerdì, e il weekend sarà caratterizzato dall'arrivo di una nuova perturbazione di origine artica, quindi con piogge temporali, temperature in calo e la neve che tornerà a bassa quota entro domenica da nord verso sud. Intanto andiamo a ricapitolare anche quella che sarà la giornata di domani. Abbiamo detto ancora possibili di nebbie abbastanza estese in pianura padana. Tenderà a dissolversi questo strato che interessa queste zone ormai da praticamente una settimana, solamente in serata per l'arrivo appunto della perturbazione, mentre troveremo ancora molte nubi basse su tutti i versanti tirrenici, anche con la possibilità di qualche piovasco entro sera tra Liguria di Levante e Alta Toscana, meglio sul versante adriatico, sulle isole maggiori, con temperature ancora davvero miti, anche fino a 20-21 gradi su Sardegna, Sicilia e su tutto il versante adriatico e ionico meridionale. Andiamo comunque nel dettaglio però della giornata di sabato, che sarà già, come vedete, di maltempo deciso e intenso a partire soprattutto dal pomeriggio sulle zone centrali, con locali temporali anche violenti tra Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Al nord le piogge saranno sicuramente di meno, soprattutto sul nord-ovest, su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Ponente probabilmente sarà una giornata tutto sommato asciutta, mentre mano a mano che ci portiamo verso il nord-est avremo la possibilità di piogge soprattutto in mattinata, con insistenza particolare sull'Emilia Romagna, dove la quota neve interesserà anche le zone di bassa collina entro sera, anche verso i 200-400 metri. Qualche temporale nel corso del pomeriggio arriverà anche sulla Campania, rovesci sulla Sardegna e poi in serata anche sull'ovest della Sicilia. Resisterà il tempo asciutto solamente su Abruzzo, Molise e Puglia e sui versanti ionici appunto di Basilicata, Calabria e Sicilia. Domenica miglioramento netto deciso a partire dal nord, quindi tanto sole già su tutta la pianura padana, nebbie inesistenti perché entrerà aria secca e fredda, quindi il cielo sarà assolutamente terso. Bel tempo anche su Toscana, Umbria, poi nel corso della giornata anche su Lazio e Sardegna. Troveremo ancora instabilità invece su tutte le zone del medio Adriatico, al sud e sulla Sicilia, con quota neve che entro la sera, anche in questo caso, potrà arrivare anche verso i 500-700 metri. Abbiamo già detto, visto abbastanza nel dettaglio, che il vento sarà forte ovunque proveniente da nord. Attenzione anche alle temperature che saranno in netto calo già domenica mattina, gelate diffuse su tutte le pianure interne del centro e del nord. Gli orsi polari sono animali meravigliosi, certo non deve essere semplice trovarsi di fronte uno di questi esemplari. Stiamo per vedere delle immagini veramente curiose, ecco, anche pericolose da un certo punto di vista, perché il cameraman di nome Gordon stava girando alcune scene di un documentario per la BBC alle Svalbard in Norvegia, dall'interno di una struttura rinforzata montata vicino a un'apertura nel ghiaccio che le foche usano per respirare. Un orso polare, ecco, lo vedete dalle immagini, una femmina, gli si avvicinata moltissimo, perché come ricorda appunto anche il cameraman, gli orsi polari sono tra le specie che ci considerano cibo, e infatti vedete questo incontro ravvicinato. Ecco, per fortuna c'era questa protezione per questo cameraman della BBC, ma vedete affamato l'orso polare che ha cercato di aggredire appunto la gabbia dove si era rifugiato Gordon. Infine vi ricordo il nostro sito internet www.classmeteo.com per poter visionare tutte le previsioni meteorologiche per i prossimi 10 giorni del vostro comune di residenza. Se invece volete contattarci, il nostro indirizzo mail è semplicissimo, lo vedete, meteo@class.it. Sul nostro sito classmeteo.com è presente anche il video center per poter rivedere questa puntata o anche quelle dei giorni precedenti. Anche per oggi abbiamo concluso, vi ricordo l'appuntamento di domani, solita ora, 17:10. Non mancate. Intanto buona serata con la programmazione della nostra rete. Ci vediamo domani.